L'argomento che andiamo a trattare oggi per quanto riguarda il protocollo BGP è l'attributo NextHop. BGP attributo NextHop. L'attributo NextHop è un attributo while no e specifica il NextHop da utilizzare per i prefissi di rete. Il funzionamento di questo attributo viene regolato da alcuni principi fondamentali che andremo a vedere nelle prossime slide. Il primo caso è NextHop e BGP. La regola dice che il NextHop viene modificato solo quando gli annunci BGP vengono inoltrati su sessioni eBGP. Nella nostra illustrazione tecnica vediamo che l'annuncio BGP di questa rete, di questo S, viene propagato alla S5126 e il NextHop, dal punto di vista di R2, per trovare questo segmento, sarà il 192.168.1.1. che è l'interfaccia utilizzata da R1, in questo caso che funge da BGP speaker, per inoltrare i pacchetti BGP verso il BGP peer. In questo caso R1 utilizza la propria interfaccia come NextHop. NextHop IBGP. In questo caso, se un annuncio di un prefisso locale all'Autonomous System viene propagato su una sessione BGP, l'attributo NextHop è quello utilizzato dal BGP speaker che propaga la connessione. Dalla nostra illustrazione vediamo che i due router R1 e R2 fanno parte dello stesso AS e un annuncio che viene propagato all'interno della stessa Autonomous System locale, la connessione TCP instaurata quindi da R1 verso R2, che R1 funge da BGP speaker e R2 il BGP peer, utilizzerà l'interfaccia locale dove viene creata la sessione. In questo caso, dal punto di vista R2, per trovare questa rete, il NextHop sarà il 192.168.1.1. Quindi l'attributo NextHop è quello utilizzato dal BGP speaker che propaga la connessione. NextHop e BGP verso IBGP. Se un annuncio di un prefisso esterno Autonomous System viene ricevuto su una sessione IBGP, l'attributo NextHop non cambia. Nella nostra illustrazione vediamo che R1 fa parte della S2123, sta annunciando via IBGP questa network. R1, il NextHop di R1 sarà l'interfaccia utilizzata da R1 per creare la sessione, quindi la 192.168.1.1. E quando questo segmento di rete viene propagato all'interno di una sessione IBGP, l'attributo NextHop non cambia, quindi per R2 questa network sarà vista sempre attraverso l'indirizzo IP 192.168.1.1. Adesso andiamo a verificare nel laboratorio e a dimostrare quanto detto nella teoria. Bene, eccoci nel nostro laboratorio e questa è la topologia di rete che andremo a realizzare. Il focus del nostro laboratorio è la gestione del NextHop dal punto di vista del protocollo. Quindi abbiamo tre Autonomous System, 1150 che copre R1, poi R4, R3, R2 che fanno parte della S1151 e R5-1152. Abbiamo rispettivamente due sessioni IBGP external e tra R4 e R2 costruita sulle loopback la sessione IBGP. Dalla teoria abbiamo visto che l'attributo NextHop viene modificato solo quando gli annunci BGP vengono inoltrati su sessioni eBGP. Quindi nel nostro primo caso specifico, lasciando tutto in default, R2 avrà come NextHop il 172.16.0.2, che è l'interfaccia del BGP speaker utilizzata per creare la connessione TCP e poi la sessione BGP verso R2. Da qui R2 avrà il NextHop 172.16.0.2 per trovare la rete 192.168.0.0/24. La loopback 0 verrà annunciata da R1. Subito dopo andiamo a vedere la sessione IBGP e dalla teoria, sempre per quanto riguarda quello che concerne il NextHop, possiamo dire che un annuncio di un prefisso esterno all'Autonomous System, in questo caso questa network, ricevuto su una sessione eBGP e inoltrato su una sessione, distribuito sulla sessione eBGP, l'attributo NextHop non cambia. Quindi anche in questo caso R4 avrà come NextHop per trovare questa rete
il 172 16 02. Infine, quando si verrà a creare la connessione BGP, si comporta allo stesso modo di quello che abbiamo visto prima. L'attributo NextHop viene modificato solo quando gli annunci BGP vanno inoltrati su sessioni eBGP. Quindi l'annuncio passa su una sessione BGP, dal punto di vista di R5 il NextHop sarà il 172 16 013, quello dell'interfaccia associata a S1 di R4. Questa configurazione funziona a patto che la rete 172.16.0.30 venga distribuita, quindi ruotata, all'interno di questi router, cioè R4 ed R3 devono sapere dove si trova la rete 172.16.0.0/30 per permettere la raggiungibilità dalla destinazione. Ora, questa configurazione porta due problemi fondamentalmente: il problema di sicurezza e un problema di performance. Di security perché? Perché non cambiando con un valore specifico l'attributo NextHop, si mettono in comunicazione reti di autonomous system diversi e quindi c'è un problema di security. Seconda cosa, le tabelle di routing dei vari router aumentano di rotte specifiche e di conseguenza c'è un utilizzo maggiore della memoria. Per risolvere questo problema, quando si riceve un annuncio eBGP verso una sessione interna eBGP, è consigliato cambiare su il router che riceve la sessione eBGP l'attributo NextHop con un comando specifico che permette di cambiare il NextHop di default. Quindi, dal punto di vista di R2 si implementerà un comando che è il NextHop self, che fa puntare in buona sostanza all'IP utilizzato per creare la sessione BGP verso R4. Quindi, una volta implementata la modifica, cosa succede? Che R4, il suo NextHop, non sarà più il 172.16.02, ma sarà il 192.168.80.1. Mentre per quanto riguarda R5 non cambia nulla perché l'annuncio viene fatto su sessione eBGP. Avendo modificato quindi il valore dell'attributo NextHop su R2, possiamo eliminare l'istradamento di questa network all'interno dei router R4 ed R3 e quindi risolviamo il problema della sicurezza dove questa network non verrà annunciata, non verrà ruotata all'interno di questi router e seconda cosa avremo una tabella di routing più piccola e quindi un utilizzo meno incidente della memoria. Passiamo sulla parte della configurazione. Bene, eccoci nel nostro simulatore e adesso andiamo a dimostrare quello che abbiamo appena raccontato nella teoria. La topologia, il disegno di rete è quello che abbiamo appena commentato ed è configurato 5 router e 3 autonomous system, dove abbiamo R2, R1 R1 che fa parte dell'autonomous system 1150, che crea una sessione BGP verso R2. R2, R3, R4 fanno parte dell'autonomous system 1151 e c'è una sessione, si crea una sessione IBGP tra due router dello stesso AS, quindi R4 e R2, e poi abbiamo R5 che fa parte dell'autonomous system 1152. Ora, per semplificare il laboratorio e non confonderci nell'inserimento delle reti, io ho già configurato tutte le interfacce di tutti i router e ho già ruotato, ho già ridistribuito tutte le reti non conosciute. Infatti, ho aperto R3, come possiamo vedere dalla tabella di routing, io ho già messo delle rotte statiche per permettere a R3 di conoscere queste reti. R2 la stessa cosa, R5 uguale, R4 e R1 uguale. In buona sostanza,
Spiegando velocissimamente questo passaggio, R5 è direttamente connesso a R4, conosce l'IP 14.13 della rete 16.0.12 in barra 30, ma non è a conoscenza della rete 16.08 in barra 30, dalla 16.04 in barra 30 e dalla 16.00 in barra 30. R3 conosce la 16.08 e la 172.16.04 perché è direttamente connesse, ma non conosce le loopback di R4 e di R2, non conosce la 16.0.12/30 e la 16.00/30. Ed R1 conosce la sua direttamente connessa, ma non è a conoscenza dalla 16.04, dalla 16.08 e dalla 16.0.12. E quindi, in buona sostanza, io ho già configurato questa parte per permettere la raggiungibilità dei router, su tutte queste reti, ruotate. Perfetto, quindi noi ci concentriamo adesso sulla configurazione della sessione BGP tra R2 ed R1, e poi andiamo a vedere il comportamento del next hop dal punto di vista di R2. Poi sessione IBGP tra R4 e R2 e vediamo il next hop dal punto di vista di R4 e infine vediamo il comportamento della sessione IBGP tra R4 e R5 e il comportamento del next hop dal punto di vista di R5. In questo primo passaggio manteniamo la configurazione di default. Quindi su R1 la configurazione è la seguente: router BGP 1150 neighbor 172.16 01 remota S 1151. Su R2 router BGP 1151 neighbor 172.16 02 remota S 1150. Su R1 annunciamo anche la nostra loopback network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0. Quindi verifichiamo show IP BGP summary. Ok, la sessione si è stabilita. Show IP root BGP. Ed ecco qua che è arrivata. Quindi il router R2 impara attraverso BGP che la rete 192.168.0.0/24 è vista dietro questo next hop che è il 172.16.0.2. Dalla teoria ricordiamo che l'attributo next hop cambia quando gli annunci BGP vengono inoltrati su sessioni BGP. Quindi ci aspettavamo che il next hop in questo caso era il 172.16.02, sessione IBGP, ping 172.16.02 e ho la risposta. Adesso creiamo la sessione IBGP tra R4 ed R2. Quindi ci spostiamo su R2, lo sapevamo già, entriamo in configurazione e qua facciamo questo. Router BGP 1151. Neighbor 192.168.82 remote AS 1151 1151 e ancora neighbor 192.168.82 update source loopback 0 e poi BGP multihop 2 per il TTL. Ci spostiamo su R4, conf.t, router BGP 1151, in questo caso il neighbor sarà il 192.168.80.1, remote AS 1151. Proseguiamo, neighbor 192.168.81, update source loopback 0 e variamo anche qua, tiop a 2. Perfetto, attendiamo un attimino
R2 e vediamo show ip bgp summary. Ok, abbiamo la sessione che si è stabilita e se lancio il comando show ip root bgp, cosa vedo? Che la rete 192.168.0.0/24 R4 l'ha imparata attraverso il protocollo BGP e il next hop è il 172.16.0.2. Dalla teoria sappiamo che un annuncio di un prefisso di un autonomous system esterno, in questo caso il 192.168.0.0, che arriva da una sessione BGP e poi viene istradato, viene annunciato attraverso i BGP, il next hop non cambia. Ora facciamo un ping da R4 172.16.192.168.0.1 e ho la risposta. Questa risposta ovviamente avviene perché la rete 172.16.0.0/30 è stata ruotata su R3 e anche su R4, cioè R4 sa, conosce la 16.0.0 e anche R3. Infine R5, costruiamoci anche su R5 la nostra sessione BGP, router BGP 1152, in questo caso il neighbor sarà 172.16.0.13, remota S 1151 e dal punto di vista di R4 creiamo la connessione, la sessione BGP, BGP 1151, neighbor 172.16.0.14, remota S 1152, show IP BGP. Summary. Ok, le due sessioni sono stabilite, la 16.0.14 che va verso l'11.52 e l'81 che va verso l'11.51 perché è quella interna. R5 a sto punto andiamo a verificare la tabella di routing show IP BGP, vediamo che la rete 192.168.0.0 imparata da via BGP. Questa volta il next hop è il 16.172.16.0.13, perché ricordo che l'attributo next hop cambia quando gli annunci BGP vengono inoltrati su sessioni BGP. E infatti la sessione è una sessione esterna e il nostro next hop diventa l'interfaccia del BGP speaker che ha inizializzato la connessione TCP verso il BGP peer, in questo caso R5. Facciamo un ping 192.168.0.1 risponde perché anche qua è iniettata dal router R4 e router R3 la network 192.16.0.0. E con questo primo laboratorio abbiamo così dimostrato il funzionamento di default dell'attributo next hop all'interno del protocollo. Ora vediamo però quando è opportuno cambiarlo questo attributo. Nel nostro caso specifico, quando una sessione EBGP annuncia, una sessione EBGP va ad annunciare verso una sessione EBGP, quindi tra due autonomous system diversi, una rete, è molto più produttivo far sì che il next hop, dal punto di vista di R4, non sia la rete esterna, la 172.16.0.0, ma sia una rete interna conosciuta. E questo abbiamo già detto, il vantaggio cos'è? Che non si mettono in comunicazione reti di autonomous system diversi e seconda cosa non si va a caricare troppo le tabelle di routing dei router e di conseguenza la memoria. Per dimostrare questa cosa ci spostiamo su R2, entriamo in configurazione, ci spostiamo sulla configurazione del BGP, quindi router BGP 1151. E cosa facciamo? Facciamo il comando di forzare il cambio al next hop, quindi neighbor 192.168.80.0.1
2, che è quello su R4, corretto, e il comando è next op self. Diamo invio e ci spostiamo su R4 e vediamo cosa è cambiato. Show IP root BGP. Come possiamo vedere, adesso la 192.168.0.0 viene vista passando per l'IP 192.168.81. Quindi facciamo un ping 192.168.0.1, risponde. La prova del 9 è che su R4 andiamo a vedere show IP root, andiamo a togliere Confti no IP root 172 16 00 255 255 255 252, la tiriamo via. Forse si vedeva meglio show run file in root. Ok, non è più presente. E su R3, la rete da togliere non è la perfetto. Adesso 81 risponde. E con questo abbiamo ultimato il laboratorio.